Ciao ragazzi, io sono Riccardo, bentornati nel mio canale YouTube. Oggi vi parlerò della telecamera dell'Atomstack che si collega al computer e che serve per poter posizionare i pezzi per fare delle incisioni. Praticamente riusciamo a vedere tramite Lightburn l'anteprima del nostro piano di lavoro, posizioniamo il pezzo, decidiamo dove incidere e in automatico andrà a incidere nel punto che vediamo noi nella nostra schermata. Vi farò vedere la procedura di installazione, ma vi parlerò anche di questo filtro che serve per poter filtrare i fumi dell'ambiente, ma anche per collegarlo per esempio ad un box. Quindi aspirare tutti i fumi in modo da avere un'aria più respirabile. Ora cambiamo inquadratura e vediamolo. Ricordate che troverete anche il link giù. Spero anche associati ai codici di sconto in modo da poter risparmiare qualcosina. Ma ora cambiamo inquadratura e guardiamo come sono fatti. Iniziamo. E allora non fate caso al manicomio perché ho messo tutte cose sul bancone per farveli vedere per bene da vicino. Allora, questa è la telecamera, quindi abbiamo un supporto che ci permette di regolare la posizione sia in altezza che in inclinazione e va fissata al telaio. Tramite questo sistema, con questa morsa, si può posizionare sia nella parte frontale che nella parte posteriore. Personalmente all'inizio l'avevo posizionata nella parte posteriore, quindi è possibile posizionarla dove si preferisce oppure sul bancone se l'incisore è fissato sullo stesso bancone. Questo invece è il filtro dell'Atomstack, ma questo lo vedremo per bene fra poco. La telecamera, come vedete, è possibile anche snodarla. Ci sono questi pomelli che ci permettono di cambiare le posizioni. Abbiamo qua anche una scala graduata con dei centimetri, ma in realtà arriviamo a 43 centimetri. Ma considerate che la misurazione parte da qua, quindi in base a dove lo fissate avrete un'altezza differente. Comunque, questa telecamera va posizionata a 42 centimetri dal piano di lavoro. Ora, detto questo, cambiamo inquadratura e vi faccio vedere esattamente l'installazione con Lightburn. E allora, non vi faccio vedere ovviamente l'unboxing perché già il prodotto è fuori dalla scatola, comunque arriva all'interno di questa confezione accompagnato anche da questo accessorio, quindi il metro per poter prendere l'altezza esatta. Io ne ho utilizzato uno che già possedevo e ovviamente troviamo all'interno anche un pezzo di carta che vedete all'angolino che serve per poter fare la calibrazione. Come vedete da questa immagine è possibile metterlo sia nella parte anteriore come in foto oppure si può posizionare nella parte posteriore come in quest'altro caso. Si vede il prezzo attuale, quindi oggi è il 26 luglio 2023, la telecamera la possiedo almeno già da 3 o 4 mesi, però il prezzo potrebbe cambiare nel tempo. Ovviamente tra i vari accessori in vendita sul sito troviamo anche il filtro che costa 169 euro, come vedete purificatore d'aria, quindi oltre a filtrare i fumi che arrivano direttamente dal box, filtra e purifica l'aria dell'ambiente, quindi come vi dicevo collegato direttamente oppure semplicemente in modo statico nella zona dove stiamo incidendo. All'interno troviamo diversi filtri che ci permettono di purificare quindi tutte le particelle, anche quelle più piccole. Ci sono pure dei filtri a carbone attivo. Qua abbiamo per esempio l'elenco degli strati, quindi il primo strato in tessuto non tessuto modificato per la filtrazione iniziale, il secondo strato con il cotone filtrante elettrostatico composito per una filtrazione mediamente efficace, il terzo e il quarto strato invece sono cotone filtrante composito a doppio strato per una filtrazione elevata e super efficace, poi il quinto strato è carbone attivo ad alto contenuto di iodio per un assorbimento prolungato, il sesto strato invece è composto da carbone attivo composito per un'elevata efficacia assorbente. Adesso però usciamo da questa schermata, apriamo Lightburn e vediamo quindi come si calibra e come si installa la telecamera. Qua vedete già un'anteprima, quindi se io passo la mano vedete quello che la telecamera sta inquadrando. Però la telecamera ancora non è calibrata, o meglio, era calibrata, ma rifaremo tutto assieme. Allora ci vuole questo pezzo di carta che troverete nella confezione, ma eventualmente si può anche scaricare. Allora, questo è un materiale però semilucido, come vedete sulle parti nere si riflette la luce, quindi in alcune circostanze, in base all'illuminazione, potreste avere delle difficoltà. Ma Lightburn vi avvisa. Allora, bisogna andare sulla schermata principale. Innanzitutto, io già qua ho l'immagine mista tra quello che è il piano di lavoro e quello che la telecamera sta inquadrando. Per poter vedere quello che la telecamera sta inquadrando anche qua dobbiamo fare aggiorna sovrapposizione, quindi se metto la mano faccio aggiorna, compare la mia mano, quindi bisogna andare con il tasto destro su questa schermata, calibra obiettivo telecamera, si apre una finestra e dobbiamo scegliere quale telecamera. Questa è la webcam integrata nel mio computer. Questa invece è la telecamera USB perché si collega al nostro computer tramite USB. Scegliamo tra obiettivo fisheye, quindi un grandangolare, oppure obiettivo standard. Gli diciamo che è un obiettivo standard, questo non lo tocchiamo e andiamo avanti. A questo punto mi chiede di acquisire. Allora, come vedete, in questo caso abbiamo dei riflessi sul cartoncino, quindi io provo a cliccare su acquisisci, ma mi avvisa.
C'è un problema, due problemi in realtà. Uno mi chiede se ho il nido d'ape, io ho detto di sì, in realtà non c'è il nido d'ape, c'è un altro tipo di base che già avevo recensito, sempre dell'Atomstack, quindi facciamo di nuovo acquisisci e mi dice che non è stato trovato perché ci sono questi riflessi nella parte centrale. Allora metto semplicemente la mano sopra, quindi evito di avere questi riflessi, però devo posizionare bene la telecamera perché effettivamente è posizionata male, è un po' storta. Adesso andiamo su acquisisci. Come vedete abbiamo anche un punteggio ideale, diciamo un punteggio basso. Quando si avvicina ad uno, insomma, diciamo che non è proprio il massimo, ma qua ci dà pure il giudizio. Quindi grande, ok, è andato bene. A questo punto andiamo su avanti. Come vedete ci chiede di spostare il pezzo. Allora, la posizione del mio incisore laser non corrisponde alla posizione che ho nell'immagine perché il computer è girato. Ma noi dobbiamo guardare questa immagine piccola che abbiamo qua in alto. Quindi spostiamo questo pezzo da questa parte, in basso e in basso, anche se in realtà il pezzo che abbiamo è sulla sinistra, quindi non corrisponde. Dobbiamo cercare di copiare l'immagine perché dobbiamo rispettare la stessa inquadratura. Quindi andiamo su acquisisci, mi dovrebbe dare pure in questo caso un punteggio e solitamente, come vedete, ok, anche in questo caso dice non male. Quindi possiamo andare su avanti e ci chiede di spostarla ulteriormente, quindi la spostiamo anche noi, copiamo quello che vediamo nell'immagine. E facciamo questa cosa per tutte le volte che ci chiede di ripeterlo. Quindi non commenterò, accelererò l'inquadratura e vedrete tutti i vari passaggi. Ok, immagine allineata. Non è posizionata proprio correttamente come vedete da questa parte, quindi avrei dovuto posizionarla un po' meglio. A questo punto andiamo su fine. Andate su calibra allineamento telecamera. Scegliete questa voce, quindi quella. La prima, qua scegliete pure la telecamera USB, andate su avanti, vi spunta l'anteprima e in questo caso dovete incidere delle immagini che vi sono già preimpostate, quindi avrete questi cerchietti con questi simboli numerati 1, 2, 3, 4 e al centro due cerchi. In base al tipo di materiale scegliete la velocità. Possiamo fare il frame, ma dobbiamo accendere l'incisore. Incideremo quindi questa immagine che ci servirà come riferimento per poter calibrare la telecamera nel modo corretto. Allora, a questo punto dovreste riuscire a vedere bene quello che sto inquadrando, anche se ho messo l'inquadratura grandangolare, perde un po' di definizione. Comunque, accendiamo il nostro incisore. C'è il rumore della ventola, inevitabile. Dobbiamo fare il frame, quindi come vedete da questa parte abbiamo il comando, quindi facciamo il frame, così rientra perfettamente. Diamo play, creerà quindi questa immagine che ci servirà per calibrare l'obiettivo, quindi via. Ok, a questo punto il laser si sposta, quindi rifacciamo lo zoom sulla schermata e vi faccio vedere come si procede. Andiamo su avanti, a questo punto spostiamo il nostro modulo. Qua abbiamo l'anteprima, quindi vedrete quello che compare. Serve assolutamente spostarlo perché dobbiamo avere la visuale libera di questi quattro simboli. Ok, una volta spostato facciamo acquisisci immagine e questa sarà l'immagine che abbiamo dalla nostra telecamera. Vi ripeto, non fate caso al fatto che sia storta, a me serve solamente a farvi capire il concetto. Quindi andiamo avanti e a questo punto possiamo zoomare, dobbiamo zoomare con il mouse per poter selezionare il centro di questi simboli. Dobbiamo partire dal numero 1, andiamo al centro esatto, posizioniamo il puntatore e facciamo un doppio clic, compare una crocettina rossa. Facciamo lo zoom indietro, andiamo sul numero 2, selezioniamo anche in questo caso la parte centrale, doppio clic, compare la crocettina e facciamo la stessa cosa anche sul numero 3 e sul numero 4. Ok, andiamo su avanti e a questo punto abbiamo finito. Abbiamo la nostra telecamera che non è perfettamente centrata. Se lavoriamo sulla parte centrale non abbiamo assolutamente problemi, anche se è storto. Se invece ci spostiamo sugli angoli, allora questo difetto si deve evitare. Quindi tolgo lo zoom, vi faccio vedere come compare quello che compare sulla schermata, quindi aggiorna sovrapposizione e a questo punto abbiamo la nostra inquadratura mista al normale piano di lavoro. Se io voglio fare un'incisione su qualcosa, voglio centrare un'incisione su un pezzo piccolo, a questo punto posso farlo senza problemi. Tra l'altro volevo farvi notare, volevo dirvi e informarvi
che vengono dati 5 di questi cartoncini per poter fare il lavoro che avete visto poco fa, dotati anche di biadesivo in modo da posizionarlo eventualmente sul nido d'ape, eccetera. Clicco su aggiorna sovrapposizione, adesso vedete che è comparso quello che ho posizionato, quindi eseguita la procedura. Adesso mettiamo questo pezzo, lo posiziono sul piano di lavoro, aggiorna sovrapposizione e proviamo a fare questa incisione. Vediamo se riusciamo a ottenere una precisione più vicino possibile alla perfezione. Ovviamente la calibrazione va fatta bene, quindi per capire il concetto, il discorso è quello che avete appena visto. Andiamo quindi su home, assicuratevi di essere su home, perfetto. E adesso andiamo su play. Dovremmo avere un'immagine, quindi un'incisione che vada sul perimetro. È effettivamente leggermente spostata, però come avete visto il concetto è questo: bisogna fare la calibrazione nel modo corretto in modo da ottenere il più possibile la precisione. Una volta fatto il primo passaggio, nel caso in cui la calibrazione non sia corretta, possiamo andare di nuovo su calibra telecamera, scegliere quindi la prima voce che vi ho fatto vedere poco fa, dopodiché scegliere USB camera, andare su avanti e fare di nuovo la procedura che abbiamo appena visto, quindi incidere queste immagini, dopodiché posizionare perfettamente le crocettine fino a quando otterrete un risultato più vicino possibile alla precisione, perché la calibrazione va comunque fatta più volte. Eventuali difetti non dipendono dalla telecamera, perché la telecamera è statica, è ferma, sta lì, ma possono dipendere solo ed esclusivamente da come facciamo la calibrazione. Possono esserci degli errori, errori umani, e nel mio caso c'è stato un piccolo errore. Come vedete, non abbiamo la massima precisione. Volete che vi dica quale sia effettivamente l'unica noia di questa telecamera? Beh, che effettivamente basta poco per scalibrarla. Quindi, dopo che abbiamo fatto tutta questa procedura, nel caso in cui noi urtiamo questa parte, come vedete, si sposta. Nel caso in cui urtiamo questa, ritorna quasi in posizione. Ma nel caso in cui urtiamo questa parte, perché stiamo posizionando un pezzo, lo abbiamo tolto, basta toccarla, si sposta e abbiamo sfalsato tutta la calibrazione che abbiamo appena fatto. Questa telecamera in particolare l'ho calibrata già almeno una decina di volte in questi mesi che l'ho posseduta, e sembra andata bene. Poi, come volevo dimostrare, quando uno una cosa vuole farla vedere, non gli riesce. Nel caso specifico, questa volta è posizionata da questa parte, le altre volte invece era posizionata dalla parte opposta. Comunque, quando la rimuovete, se volete utilizzare il box, per esempio, perché con questa non si può utilizzare, va ricalibrata. Ogni volta va assolutamente ricalibrata, perché si perde. Ora guardiamo invece il filtro. Allora, lo posiziono direttamente sul piano di lavoro. Non ho intenzione di provocare e causare tantissimo fumo per poi aspirarlo. Ve lo farò vedere con un fogliettino di carta, pure perché è così semplice, che funziona semplicemente collegando questo alimentatore, che va posizionato nella parte posteriore, quindi si inserisce da questa parte. All'interno ci sono i filtri che vi ho fatto vedere poco fa sul sito del venditore, e si accende da questo tastino. Quindi collego l'alimentazione, premo questo tastino. Ok, e il nostro filtro è acceso. Come sentite, le ventole sono generose. Se metto la mano qua, si sente che la ventola si sforza, perché questo è un filtro, un purificatore d'aria ambientale che ci dà la possibilità sia di collegare un tubo da questa parte. Ora vi faccio vedere un piccolo particolare. Utilizziamo i cartoncini che vengono dati in dotazione per poter fare la calibrazione della telecamera. Allora, se io lo metto qua, in questo caso, rimane posizionato, perché l'aria lo aspira, quindi riesce ad avere l'aspirazione, tant'è che il cartoncino non cade e rimane qua nella sua posizione, ed è un cartoncino relativamente pesante, rigido. Da questa parte viene aspirato, quindi aspira sia dalla parte superiore che dalla parte inferiore. Abbiamo una doppia aspirazione, quindi vi faccio vedere con questo pezzettino che è più leggero. Da questa parte vola via, e da questa parte invece viene aspirato, quindi si sposta, vedete che si solleva. Quindi la forza con cui da questa parte spinge è tanta anche la forza con cui aspira. Guardate, quindi qua si solleva, vedete che si muove, e qua invece rimane in posizione. Spinge anche da questa parte, si solleva anche da questa parte, quindi da tutti e quattro i lati, guardate come si solleva, più lo sposto più si solleva. Qua invece rimane nella sua posizione. Quindi un filtro che ci permette di avere questa aspirazione, quindi la purificazione dell'ambiente, ma che, se vogliamo, possiamo anche utilizzare collegandolo ad un box.
Effettivamente io ho avuto la possibilità di provarlo, non ho fatto nessuna prova in modo da saturare l'ambiente completamente, aspettando che questo filtro effettivamente filtrasse tutto. Sarebbe stato un esperimento un pochettino folle, avrebbe richiesto tantissimo tempo, però già penso che in questo modo, sentendo il rumore della ventola, riusciate a capire effettivamente come riesce ad aspirare i fumi. Brucio un pezzettino di compensato, facciamo in modo che faccia tanto fumo e poi vi faccio vedere come aspira. Ok, quindi così abbiamo del fumo. Guardate come viene aspirato. Facciamo uno zoom così riuscite a vederlo meglio. Allora, guardate, in questo caso aspira il fumo senza nessun problema. Sta aspirando il fumo che fuoriesce da questo pezzettino di legno. Non so se riuscite a notarlo. Comunque, così si vede tutto il fumo. Se lo metto qua, il fumo praticamente quasi sparisce, perché viene aspirato. Ora vi faccio vedere la differenza anche sulla parte più bassa. Allora, guardate ora sulla parte bassa, in questo caso abbiamo tantissimo fumo. Se lo metto qua, abbiamo dell'aspirazione anche da questa parte. Se collegato ad un tubo che a sua volta, essendo in un box, abbia una ventola, allora entrerà all'interno, verrà filtrato dal sistema filtrante e non avremo il problema di avere tutto questo fumo che state vedendo adesso, ma verrà aspirato all'interno del nostro filtro. Però quando non è collegato a un box, il fumo sparisce perché viene aspirato velocemente verso giù. E allora ragazzi, quindi avete visto come si calibra la telecamera, anche se volevo farvi vedere, questi sono i segni lasciati dalle prime calibrazioni e sono andate tutte benissimo. Quindi le ultime volte che l'ho utilizzato, ho utilizzato questo pannellino per fare la calibrazione. Per quanto riguarda il filtro invece è ancora acceso, lo sto lasciando acceso appositamente per aspirare e continuare a filtrare i fumi che comunque ho provocato poco fa. Come sentite, la ventola si sente, non è un rumore fastidioso, anche per questo ovviamente manuale di istruzioni. Ed eventualmente, sia per questo che per la telecamera, potete anche scaricarli dal sito del produttore. Detto questo, vi ringrazio di aver visto il video fino in fondo. Vi invito ad iscrivervi al mio canale, mettere mi piace cliccando qua giù sul pollicione in su, cliccate anche sulla campanella e ci vediamo tutti nei prossimi caricamenti. Ciao da Riccardo e a presto!